Studia l'uccello, come un entomologo studia gli insetti al microscopio, io analizzavo la luce dei corpi celesti e da questa analisi della luce si applicano le leggi della fisica dei gas, le leggi della fisica atomica per interpretare questi dati, quindi per determinare dati fisici sulle stelle, sulla loro composizione chimica, temperatura, età. Pensare ad esempio nell'universo, intanto questo infinito, probabilmente l'universo infinito nel tempo e nello spazio, probabilmente, non lo sappiamo, ma sembra la cosa più probabile, il fatto che di questa unità dell'universo, nel senso anche noi siamo il risultato dell'evoluzione dell'universo, perché noi siamo fatti di materia che è stata costruita dentro le stelle, nelle reazioni nucleari avvengono le grandi stelle che poi esplodono e sparpagliano questa materia nel mezzo interstellare, da cui si formano altre stelle, si formano pianeti e quindi anche la vita. Quindi lo si può imparare che c'è una grande unità dell'universo e che noi si fa parte di questo universo, che siamo il risultato dell'evoluzione dell'universo, non siamo un qualcosa di estraneo che studia l'universo da fuori, siamo parte dell'universo, credo questo. E quindi anche questo è un invito alla fratellanza a livello universale, perché siamo fatti tutti della stessa materia. Se ci sono gli extraterrestri, gli extraterrestri sono fatti come noi, della stessa materia nostra.